Rischia di assumere contorni davvero preoccupanti la crisi in cui versa il comparto industriale brindisino. La centrale termoelettrica di Cerano ormai è destinata alla definitiva dismissione e la stessa cosa potrebbe avvenire a breve anche per lo stabilimento farmaceutico di Euroapi. A questo si aggiungono i problemi rivenienti dai passaggi di cantiere nell'ambito dell'indotto del petrolchimico. Al di là degli annunci e delle disponibilità formali, non si riesce a raggiungere un accordo con le imprese subentranti e quindi ci sono lavoratori delle imprese metalmeccaniche che rischiano di rimanere senza lavoro. Si tratterebbe di ulteriori esuberi che il comparto industriale brindisino davvero non può permettersi. Da qui lo stato di agitazione proclamato dai sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL e il presidio a cui si è dato vita stamattina nei pressi del principale rondò della zona industriale, rimasto bloccato per ore a partire dalle 7:30. Per i sindacati, Brindisi continua ad essere terra di conquista, saccheggiata dalle multinazionali ed aziende che negli anni hanno fatto perdere migliaia di posti di lavoro. Da qui la richiesta di un patto territoriale per evitare la desertificazione industriale con la conseguente perdita di ulteriori posti di lavoro. È giunto il momento di dire basta a queste gare al ribasso che stanno mettendo in ginocchio le famiglie in un periodo già difficile per tutti noi. Quindi è chiaro che abbiamo deciso di iniziare con questa protesta affinché vengano garantiti tutti i lavoratori uscenti e vengano garantiti tutti i posti di lavoro. Chi lavorava nei contratti precedenti deve continuare a lavorare all'interno di Versalis e Versalis deve assumersi la responsabilità insieme anche agli organi competenti affinché tutti i posti di lavoro devono essere garantiti. Non si deve perdere nemmeno un posto di lavoro. Laurito, questa volta non vi fermate. No, questo è l'inizio perché noi abbiamo registrato migliaia di perdite di posti di lavoro e non possiamo più accettare questo stillicidio che va perpetrandosi nella provincia da oltre 10 anni. Sembra che qualcuno oggi si sia svegliato e si sia reso conto solo perché chiudono le aziende con oltre 200 dipendenti, ma le aziende di 15, 20, 30 dipendenti, quando ne chiudono 10 sono centinaia e non fanno rumore. Noi siamo qui per difendere i più deboli, ma per difendere la dignità di Brindisi. Questo ve lo dico, è solo l'inizio. Noi siamo disposti ad andare avanti perché Brindisi sta buttando le basi per chiudere dal punto di vista industriale e dare maestranze alla malavita organizzata. O noi ci diamo una mossa o dobbiamo difendere la dignità o siamo destinati a soccombere inermi. Quindi noi le uniche sono le organizzazioni sindacali che stanno difendendo la dignità di Brindisi, della provincia di Brindisi.